Bentrovati, stadio Bentegodi di Verona, cielo azzurro sopra di noi in una giornata assolutamente gradevole, leggermente freddo, il termometro dice che i gradi non sono tantissimi, ma insomma non c'è nemmeno una nuvola e c'è uno splendido sole che illumina il manto erboso del Bentegodi, dove appena pochi secondi fa sono state presentate le due squadre che ora si stanno per disporre sul prato dello stadio che ospita, come detto, il launch match di questa domenica di Serie A, Verona e Monza. Renato Masiero per la parte tecnica, Massimo Zennaro accanto a me per il racconto di questa gara. Anche da pochissimo sventolava una bandiera dei quattro mori della Sardegna qui davanti a noi, perché è la prima volta di un arbitro cagliaritano, insomma stava anche ostruendoci la visione, i sostenitori dell'arbitro in questa importante sfida in chiave salvezza per il Verona, oppure in chiave sogno per andare più in alto ancora della squadra brianzola. È una partita molto delicata, soprattutto per il Verona, questa che arriva da tre sconfitte in campionato più quella di Coppa e che ha fatto un solo punto nelle ultime sei giornate, quindi davvero per la squadra di Marco Maroni questa è una di quelle partite che assolutamente non può perdere, e chiaramente la vittoria sarebbe il massimo, ma forse anche un punto per muovere la classifica potrebbe essere importante in questa occasione, anche perché di fronte c'è il Monza, una gran bella squadra, gioca bene, fa punti, diverte, quindi per l'Hellas un pomeriggio diciamo molto impegnativo. Colombo spalla alla porta, riesce a governare un pallone e con un velenoso sinistro va a impegnare Montipò in una parata bassa, parata che rimbalzava davanti al portiere dell'Hellas, non velocissima questa conclusione, neanche rapidissimo movimento di Colombo che da fuori area in pratica è andato a pescare esattamente all'angolino alla destra di Montipò, che si è disteso, ha messo in calcio d'angolo, batte dal bandiera sinistra Colpani di testa, attenzione Pablo Marì, va alla conclusione e ancora una palla che va all'angolino, ma è andato fuori, ha toccato il palo mi sembra, forse ha sfiorato il palo forse. Doppia opportunità per il Monza. Colombo, attenzione verso la porta, si libera Di Magnani, poi va con il sinistro, anzi non si tratta di Magnani ma di Davidovic. Davidovic è in grande difficoltà, gran spunto di Colombo. Montipò non ha fatto grandissima fatica, ma la fatica la sta facendo la difesa dell'Hellas. Ciurria, cross a centro area, colpo di testa che sfiora il palo alla sinistra di Montipò, penso Gagliardini era andato in area di rigore, e altra possibilità da questa prospettiva e con la parabola a discendere da parte del centrocampista del Monza, che è andato a colpire di testa, sembra quasi inesorabile il vantaggio della formazione brianzola. Buon per Montipò, la palla è terminata alla sua sinistra, sfondamento di Falorunzo, grande azione slalom tra avversari, si trova sul lato sinistro in questo momento il numero 90, palla centrale, Caldirola libera, ancora Falorunzo va a sovrastare di testa Ciurria e ancora un recupero, attenzione zona tiro, Duda va sulla traversa, il destro appena dentro l'area, grande opportunità per il Verona che veramente con il cuore e con la forza di volontà sta conducendo in avanti le occasioni che stanno arrivando con il contagoccia, ma è veramente stato protagonista qui Falorunzo di un'azione personale, di un recupero poi sulla tre quarti, credo con la collaborazione proprio di Duda su quel lato, appena sull'area del rigore è arrivata la conclusione dello slovacco, palla che è andata a stamparsi sulla traversa, attenzione a questa svirgolata di Falorunzo, Colpani si mette in moto, attenzione dentro l'area, va a cercare la soluzione personale e dopo aver anche superato Montipò c'entra l'esterno della rete Colpani, anche qui eccesso d'egoismo forse da parte del numero 28, ma una percussione inarrestabile quella del trequartista del Monza che ha fatto terminare fuori dunque sull'esterno della rete la sua iniziativa. Siamo entrati nel minuto 41 del primo tempo, cerca il Monza ora un'operazione più attendista con ipotesi contropiede che mi sembra sia una eventualità non male visto quello che ha messo in campo, e in effetti arriva adesso il rilancio in avanti per Colpani, attenzione in area di rigore Montipò, la palla rotola in rete, il vantaggio del Monza l'ha siglato Colombo, la palla con un tocco leggero
ha superato il portiere dell'Hellas, anche forse con deviazione, l'assist in profondità di Colpani. L'avevo accennato, è un Monza che anche in contropiede si rende pericoloso. Lo scambio, possiamo chiamarlo triangolo lungo, ha visto protagonista Colombo sgusciare, cedere a Colpani, poi lancio in area di rigore, il tocco sotto anche con probabile deviazione, ha superato Monti Po, leggero, con anche un po' di fortuna probabilmente, e con un Monti Po che non ci è arrivato per pochissimo nella sua uscita bassa. Il Monza è passato in vantaggio al Bentegodi, minuto 41 dunque, Hellas 0 Monza 1. Decide il secondo centro in campionato firmato da Lorenzo Colombo, sempre in trasferta. Sì, anche qui una palla recuperata a metà campo, il Verona un po' protestato per un'entrata su Fonoruscio, poi bravissimo Colpani a vedere Colombo e il tocco sotto a superare il portiere, probabilmente c'è stato il tocco Terracciano, mi sembra, come che ha fatto impennare il pallone, e non c'è arrivato Monti Po, ma davvero una azione buona in velocità questa del Monza, che ha tenuto il pallone praticamente per tutta la partita, in una occasione che il Verona stava tentando di fare manovra a metà campo, il break, e in questo caso è partito in contropiede, 2 contro 2, il pallone in rete. È un Monza che sa interpretare anche bene sì, le fasi della partita, visto che c'è stata l'opportunità costruita, la serie di opportunità costruita nel corso della partita facendo la gara, e poi quando ci sono state 2 opportunità invece in ripartenza sono arrivati i pericoli e i dolori che hanno in pratica al minuto 41 poi trovato concretezza nel vantaggio firmato da Lorenzo Colombo, con deviazione che c'è stata a far impennare da parte di Terracciano da diverse angolazioni. Bisogna riconsiderare quella che è stata la parabola che poi ha scavalcato Monti Po. Siamo stati dunque bravi, Massimo, a interpretare il campo. Eh sì, anche perché il campo qui è abbastanza lontano qui dalla tribuna del Verona, però si era avvertita, perché il pallone aveva superato Monti Po in uscita, si era quasi impennato sul tocco del difensore dell'Hellas. Però bisogna anche sottolineare che è stata davvero una bella azione questa Monza, perché Colpani è stato molto bravo in questa occasione ad aprire sulla destra dove c'era la percussione di Colombo. Fattore Colpani che comunque c'è sempre questo Monza tra gol e assist, questo è importante, con una triangolazione lunga. Bravo anche Colombo nel ricevere quel pallone in pratica sulla tre quarti, a dettare i tempi della ripartenza, e questa triangolazione lunga con l'Hellas che ha lasciato fare in maniera piuttosto docile. La formazione di Baroni non ha ringhiato su questo gol arrivato in contropiede al minuto 41 e che fa cambiare le sorti della partita a favore del Monza. La discesa da parte dell'Hellas che passa attraverso un lungo cross per la testa, attenzione, c'è Bonazzoli che sotto porta manda alto sopra la traversa, è arrivato un cross dalla destra, sembrava preda facile la difesa del Monza, poi il ponte in orizzontale a cercare il compagno che in acrobazia, in solitudine, ha mandato alto la palla gol, ma è un Hellas che si fa preferire in questa fase. Attenzione, Djuric, colpo di testa fuori. Bella idea di Lazovic, palla veloce al centro area, far scorrere e a cercare il palo lontano di Djuric, fuori. Attenzione a Bonazzoli, c'è spazio, 3 dietro del Monza ad aspettare. Bonazzoli che aspetta l'arrivo di Djuric, fa bene l'avanzata di Djuric, sulla destra c'è Ngong, su di lui c'è Kyriakopoulos. Djuric accentra il gioco, va verso Duda che prova a calciare da lontano, ma ci sono i tacchetti di Caldirola in protezione e riparte il Monza. Squadre che si sono allungate. Sì, sono allungate tantissimo, c'è molta stanchezza in campo. Adesso è Colombo. Attenzione a Colombo, perché ormai entra in area di rigore, può andare col sinistro a calciare. Minuto 28, prodezza personale col sinistro e doppietta personale di Lorenzo Colombo, che con il mancino è andato forte sotto l'incrocio dei pali. Era una ripartenza che sembrava promettere bene per il Monza, ma è andato ad esaudire quelle che sono le promesse della squadra Brianzola, proprio il suo attaccante principe. Doppietta del numero 9, minuto 28, Verona 0
Monza 2, possiamo dire Hellas 0, Colombo 2. Gran prodezza questa in ripartenza con Montipo, che non poteva arrivare su questa cannonata con il mancino ancora di Lorenzo Colombo. Sì, anche qui però difesa troppo passiva mi è sembrata quella dell'Hellas, squadra che si era allungata, non sono rientrati con il massimo della velocità, e poi è stato davvero bravissimo poi Colombo a portarsi il pallone sul sinistro al limite dell'area. Gran botta, come dicevi tu, imparabile per Montipò, molto bravo questo centravanti del Monza, oggi assoluto protagonista della partita. Bene per il Monza, bene anche per idee, come dire, in chiave nazionale, visto che insomma di bomber italiani non ce ne sono tanti, e ha mostrato Kyriakopoulos la battuta con il sinistro a centro area. Caldirola firma il 3-0 e pone la parola fine su questa partita, quella che sta sancendo un nuovo successo del Monza di Palladino, un successo largo arrivati al minuto 39, legittimo, di una squadra che sta raggiungendo zone della classifica sempre più importanti. E mentre vi parliamo, la cornice è quella desolante di una tifoseria dell'Hellas Verona che quasi sincronizzata lascia il Bentegodi. Minuto 39, vi ribadiamo il gol numero 3 del Monza sul campo dell'Hellas. La firma è quella di Luca Caldirola. E anche qui qualche problema difensivo dell'Hellas, perché era un calcio d'angolo tutto sommato leggibile e il pallone ha attraversato tutta l'area piccola, poi è arrivato Caldirola, nemmeno ha dovuto saltare perché piedi a terra ha messo il pallone in rete, e mettendo così al sicuro il risultato. E l'Hellas è in grandissima crisi, perché un 3-0 in casa con il Monza sarà difficilmente assorbibile. È un risultato pieno che sta raggiungendo la formazione di casa. Attenzione, la palla in rete con Folorunzo è riuscito dentro l'area di rigore a toccare verso la porta, con deviazione anche di un giocatore del Monza, un gol che è rimasto strozzato in gola, visto perché che la deviazione è stata nettissima, ma è stata tale da far terminare la sfera da destra verso sinistra rispetto allo specchio della porta. Dunque Verona 1, Monza 3, ha ridotto le distanze Folorunzo, potrebbe trattarsi di autorete di Pablo Marì, tutto sta a capire dove stava terminando la sfera dopo il tocco che è stato l'ultimo da parte di un difensore del Monza. L'arbitro è al momento all'ascolto. Forse un tocco di mano, sì, sta guardando se c'è stato un tocco di mano di qualche giocatore dell'Hellas, perché ho visto chiaramente Di Gregorio indicare il braccio. Forse Ngong, che era andato a impossessarsi di un pallone in area di rigore in profondità, questo è ovviamente materia di VAR. Non c'è tocco da parte di Ngong, che è andato benissimo sul fondo, bisogna dire, ha raggiunto il fondo e ha messo il pallone arretrato verso Folorunzo, con la difesa del Monza che è rimasta un po' lì a guardare. Dunque al minuto 41 la gara si riaccende improvvisamente, prima rete di Folorunzo con la sua nuova maglia dell'Hellas, prima rete in Serie A per l'ex giocatore del Bari. Ci prova Ngong, attenzione il tiro a spiovere, a puntare all'incrocio del pali opposto, alto sopra la traversa, nessuna deviazione, ma a 60 secondi dalla fine stiamo per sancire altri tre punti messi a referto in trasferta dalla squadra guidata da Raffaele Palladino, che ora è in possesso di palla, che vede avvicinarsi questo nuovo risultato positivo. Pessina all'indietro, ancora la pressione inesistente in pratica da parte di Djuric, che sembra ormai camminare arrendendosi a quello che dice un risultato severo per l'Hellas Verona. Un Monza che continua con un palleggio disperatamente lungo verso poi Pablo Marì, e sul rilancio dello stesso spagnolo termina l'incontro con il triplice fischio dell'arbitro, incontro che termina con il risultato di Monza 3 Verona 1 a Bentegodi in casa del Verona. Tre punti in trasferta che sono stati sigillati dal Monza con la rete di Colombo dal 41esimo, il raddoppio dello stesso attaccante Brianzolo al minuto 28, ancora lui, una doppietta importante per il numero 9, e poi Caldirola a chiuderla a 39 minuti della ripresa, dopo 120 secondi il gol di Folorunzo a fissare il punteggio, che con questi tre punti significa per il Monza continuità
continuità che purtroppo per il Verona è parola che vale anche per la squadra di Marco Baroni, il negativo. Sì, negativo, anche perché questa è la quinta sconfitta consecutiva, la quarta in campionato, e sentite i fischi del Bentegodi, probabilmente quel pubblico cercava più carattere della squadra, che invece per tutta la partita non ha dimostrato questa caratteristica, e anche sotto il punto di vista del gioco, sia in attacco ma anche oggi anche in difesa ha sbagliato troppo. Le scuse, diciamo così, dell'Hellas Verona da parte dei giocatori che vanno sotto la curva, e dall'altra parte quelli del Monza che vanno tra poco a festeggiare con la tifoseria viaggiante alla nostra sinistra. È tutto dal Bentegodi, grazie a Renato Masiero per la sua assistenza tecnica, a Massimo Zennaro per aver raccontato con me questo anticipo delle 12.30 che è finito, lo ribadiamo ancora una volta, con il successo del Monza 3-1 in casa dell'Hellas Verona, linea che torna definitivamente a questo punto agli studi di Saxa Rubra.